Buonasera. È un tema questo appena un po' onnicomprensivo, ecco direi, e così mi è stato attribuito e purtroppo ecco, non ho fatto in tempo a intervenire per tagliarlo in un modo più preciso e anche un po' più delimitato. E mi è stato chiesto di fare un intervento così anche abbastanza personale, col taglio col quale io ecco, vedo e racconto ecco, il nostro territorio. E io ecco, parlerò ecco, in questo senso, ecco, spero che sia così confacente, ecco, in linea con le attese e con lo spirito di questo convegno, e che mi pare una cosa del tutto nuova rispetto ad altri convegni ai quali ho partecipato occasionalmente ecco, dei nostri comuni, nel nostro territorio, nuovo per l'ambientazione, nuovo per, credo anche per le facce, per le persone che intervengono. Cosa ecco, di cui ovviamente ecco, mi compiaccio. Allora ecco, dirò che fra gli indizi di maturità tra virgolette ecco, di un territorio, io credo che non ci sia soltanto così, la sua capacità di produzione, il suo numero di imprese e così via. Certo, queste sono cose importanti, cose sicuramente anche decisive. Io credo però, almeno ecco, dal mio punto di vista, che sia importante per un territorio che abbia un suo senso così di circoscrizione territoriale, di spessore antropologico e storico, credo che importante sia la sua capacità di produrre storie. Io ecco, faccio il narratore di professione, ecco, diciamo così, e quindi sono un cercatore ecco, di storie. Ecco, chi scrive storie, da un lato ecco, fa leva ecco, sulla sua fantasia, sui fantasmi così che si immagina e che si crea, e dall'altro lato ecco, pesca nella realtà in cui vive. Ecco, la mia realtà, io abito a San Giovanni in Persiceto, ecco, per essere precisi, e devo dire che ho trovato nell'acqua ecco, un primo fondamentale tema ecco, di riconoscimento di questo territorio e anche per me ecco, di ispirazione e di lavoro. Io ho scritto alcuni libri su questo argomento, per la bonifica renana, per la bonifica Palata-Reno, poi trasformata in bonifica burana. E devo dire ecco, che ho avuto l'impressione che l'acqua sia veramente una chiave fondamentale ecco, per conoscere questo territorio. E credo che giustamente ecco, i fondatori ecco, di questa circoscrizione abbiano assunto l'acqua come elemento distintivo, quasi la ragione sociale ecco, dell'associazione di questi comuni. Ecco, l'acqua in una prospettiva storica sia diacronica sia sincronica, mi spiego meglio, non amo le formule criptiche, quando dico diacronica intendo la scala del tempo che va dietro di noi, che risale le generazioni, che scende ecco, nel buio dei secoli, e l'acqua è un elemento costante, l'acqua è un elemento determinante. E poi in senso sincronico l'acqua in senso orizzontale, come lo vediamo nella nostra contemporaneità, nel nostro tempo. E, ecco, pensando a questo territorio e volendo così descriverlo, interpretarlo, credo che, almeno per me, le prime cose che mi vengono in mente, che vedo, sono l'asta della Via Emilia e il Reno. La Via Emilia è lì da 2200 anni. Il Reno è lì, dove scorre oggi, da circa 600 anni. Voi sapete che il Reno ha avuto un corso ballerino ecco, nel corso della storia. E anticamente scorreva più a est. È stato imbrigliato in quella zona a metà del 1400. E da allora ecco, un elemento distintivo di questo territorio, tanto che due comuni della nostra circoscrizione proprio si appoggiano al Reno. Parlo di Sala Bolognese e Calderaro di Reno, che addirittura ha inglobato il nome ecco, nella sua denominazione. E oltre
alla Via Emilia e al Reno, che sono i vettori storici dello sviluppo e della caratterialità del nostro territorio. Penso ai canali, quindi al canale di San Giovanni in Persecedo, un canale secolare, il canale Torbido, un altro canale che ha lontane origini medievali e che ha avuto un'importanza determinante nella formazione di questo territorio. Oltre a questi canali, a questo fiume, dimenticavo il Samoggia ovviamente, penso alla plaga malarica paludosa che si estendeva, che si è estesa per secoli nel nostro territorio. E plaga malarica che riguardava ampi territori del comune di San Giovanni in Persecedo, ampi territori del comune di Crevalcore, palude che ovviamente ha chiamato in causa e ha stimolato fin dal Rinascimento importanti opere di bonifica che si sono intensificate, come voi sapete, in modo particolare con le bonifiche del Novecento, in particolare a partire dagli anni 20 e venire avanti e così via. Il nostro territorio si è formato e ha assunto la sua fisionomia paesaggistica e produttiva proprio in seguito a questa opera di lotta con le acque, con queste opere di bonifica che in particolare nel Novecento hanno conferito il paesaggio, l'aspetto odierno del nostro paesaggio. Ed è evidente che la vicenda delle nostre popolazioni ha avuto a che fare con l'acqua, con i problemi dell'acqua nei suoi aspetti negativi e positivi. L'acqua è stata fonte, come voi ben sapete, fonte di energia, è stato un vettore di comunicazione, ma è stato anche fonte di tanti disastri che ha riguardato il nostro territorio e le nostre popolazioni. E questa è un po' la storia del passato, questa conquista e questa lotta con l'acqua. Però ecco, se noi ci aggiuriamo nel nostro paesaggio, questi segni, queste tracce sono tutt'altro che spente, tutt'altro che scomparse. Se voi prendete la Persecetana e partite dalla Via Emilia e andate verso San Giovanni in Persecedo, verso Crevalcore, è tutto un saliscendi di dossi, di ponti, di argini che indicano a chi viaggia in modo chiaro, almeno per chi si legge i segni, così, la camicia di forza, il disegno umano, l'opera lunghissima, pazientissima con cui gli uomini, le generazioni che ci hanno preceduto, hanno creato questo paesaggio, hanno imbrigliato l'acqua. E non di rado si vede, per esempio, soprattutto nei comuni più nella bassa, che la strada corre un metro e venti sopra il piano dei campi, dove oggi cresce il mais, cresce il grano, ma che quella altura, quella sopraelevazione ci ricorda che in quelle zone c'era palude, c'era acquitrino e così via. Ecco, l'acqua, secondo me, ecco, da narratore, io parlo dal mio punto di vista, è un primo grande tema, un grande argomento, ecco, di storie di uomini e di donne nel nostro territorio. E un altro tema molto importante, fondamentale, ecco, per noi, ecco, che siamo di sentimenti democratici, sono le storie della libertà. E libertà è un termine molto generico. Oggi probabilmente la libertà, la frontiera della libertà, la si trova nel confine fra uomini e donne, la si trova nel diritto al lavoro, in tanti altri temi. E per quanto riguarda il passato, poi vengo anche al presente, io voglio dire che il nostro territorio, anche su questo versante, è ricco di storie veramente molto importanti. Qui ci troviamo a Lippo, ci troviamo a poche centinaia di metri dalla ferrovia. A poche centinaia di metri da qui si è consumato il sacrificio di Antonio Marzocchi. È una delle storie più drammatiche e tragiche della nostra lotta di liberazione. È una storia che ha veramente le stime della tragedia greca, potrei dire. Su quei binari
Antonio Marzocchi in una notte dell'ottobre del 44 con un altro centinaio di partigiani era avviato verso Bologna per partecipare a quella che sembrava l'insurrezione imminente della città. Poi ecco, le cose non andarono così. Gli americani si fermarono davanti alla linea gotica e non ci fu questa insurrezione. Ma ecco, Antonio Marzocchi, che rimase sui binari, ferito a morte, in uno scontro nel buio con una pattuglia tedesca e il fratello che era in coda alla pattuglia dei partigiani, che ha lasciato il fratello morente sui binari, trasinato via dai compagni perché non si poteva restare, perché i tedeschi stavano per tornare in forza. Ecco, quella tragedia è una tragedia che ci interroga anche oggi. Io ecco, di questo mi sono occupato in un libro intitolato Fuoco e Neve, un libro che ritengo anche importante ecco, per il mio percorso, e credo che sia così un elemento di mito importante anche oggi, ecco, se noi vogliamo riflettere e andare alle radici degli elementi fondamentali ecco, del nostro territorio. E altre storie importanti che caratterizzano il nostro territorio sono quelle ovviamente che riguardano il conflitto sociale e politico. E la nostra terra, anche su questo versante, ha vissuto pagine molto importanti, pagine drammatiche. E cito solo due nomi, Giuseppe Fanin e Loredano Bizzarri. Giuseppe Fanin fu assassinato da un gruppo di giovani comunisti in una sera di nebbia nel 48. Loredano Bizzarri fu ucciso da un padrone terriero che gli scaricò addosso un caricatore di revolver. Due morti così emblematiche e simboliche di quel conflitto sociale. Due morti che indicano come la linea di divaricazione del mondo di quel tempo, la cortina di ferro passasse attraverso i nostri territori, passasse attraverso le piazze dei nostri comuni. E anche qui ecco, sono fonti, secondo me, ecco, per scrivere storie, per riflettere sul nostro passato, per cercare le nostre radici. E un altro grande tema di storie riguardano il cibo e l'alimentazione. E anche di questo io mi sono occupato con un libro che forse qualcuno di voi può ricordare, Donne e ricette dalla prateria bolognese, un libro che ha riguardato in modo particolare il nostro territorio. E quel libro è stato composto con racconti ascoltati da donne della pianura bolognese, donne che raccontavano il loro vissuto in rapporto all'alimentazione. È un tema fondamentale perché intorno all'alimentazione poi si è sviluppata la vicenda sociale, le lotte sociali, la povertà, la miseria e tutto il resto. E questo vissuto delle donne l'abbiamo incrociato con il territorio, che non è stato un semplice omaggio alla moda delle ricette. Tanti libri sono usciti in questi ultimi anni sulle ricette, sicuramente hanno odies in libreria, però quello era un libro molto particolare perché incrociava l'amore della cucina con elementi veri, originali del nostro territorio, elementi veri ecco, della memoria ecco, della nostra gente. Maurizio, non mi odiare, bisogna che andiamo verso per i tempi solo. Allora, taglio alcune cose che volevo dire anche sul lamento del porco, porco, sul quale io ho scritto. Ci interessa magari per allietare. Il lamento del porco? Quello raccontacelo. Beh, in poche parole, ho scritto qualche anno fa un testo intitolato Il lamento del porco, un testo che mi è stato così commissionato dalla regione Emilia-Romagna. E dove si voleva parlare del ruolo del maiale nella nostra cultura e nella nostra alimentazione.
Può sembrare così una cosa bizzarra, una concessione, un interesse così effimero, ma invece questa operazione si riconnetteva a un testo molto importante, molto più importante del mio, di Giulio Cesare Croce, che all'inizio del Seicento ha scritto Il trionfo del porco, dove il maiale era trattato quasi come una sorta di divinità agreste, quasi una fonte, ecco, di alimentazione della nostra gente. E anche qui, ecco, se vogliamo, ecco, c'è un tratto permanente della nostra fisionomia e della nostra storia. Quando parliamo anche di eccellenza delle nostre premiate trattorie, ricordiamoci anche di questo. E per quanto riguarda il resto, io non volevo solo fare una cosa passatista, volevo parlare anche di presente. Elenco solo, ecco, altre storie da raccontare. E, per esempio, una cosa molto importante con la quale purtroppo non mi sono mai cimentato, ma che vorrei farlo prima o poi, storie di artigiani, di lavoratori, di imprese. Ecco, qui c'è un mondo straordinario. Qui c'è veramente una leva importantissima, ecco, della nostra richiesta e del nostro sviluppo. Raccontare ai nostri artigiani, ma non raccontarli solo in modo sociologico, come ci sono tante pubblicazioni che lo fanno. Occorre fare epos, occorre arrivare al cuore della gente, occorre fare letteratura nel senso più alto, ecco, se posso esprimermi in questo modo. Le imprese giovanili, sono in corso delle imprese giovanili molto importanti, i giovani, categoria veramente sfortunata in questo periodo, però fra di loro, ecco, si registrano tentativi e veramente tutti da indagare, ecco, con cui i giovani fanno i conti con questa crisi e trovano, escogitano modi veramente originali, ecco, per uscire. Questi andrebbero censiti e ascoltati. Ancora. E gli anziani, ovviamente, ma anche anziani, anche questo come categoria da ascoltare. E pensiamo che quelli che hanno fatto il 68 oggi si avvino ad avere fra i 68 e i 70 anni, e sono, ecco, degli anziani. E quelli che hanno fatto il 68 ormai sono degli anziani. Io fra gli anziani, beh, io fra l'altro sono andato nel 48 e mi avvio. Anziani felici, cioè. Anziani più o meno felici, più o meno felici, più o meno felici. E l'ultimo appunto, vorrei dire che fonte di storia sono sicuramente anche le ragazze che vediamo in piedi sulla via Emilia. Anche questo è un... e ne avrai altro, ecco, da... anche l'integrazione con gli stranieri. A che punto è l'integrazione con gli immigrati? Mi chiedo, come mai che nelle nostre feste popolari, nei momenti di grande ritrovo di massa, ecco, vediamo così pochi musulmani, così pochi stranieri, ecco, insieme a noi. Ecco, tante storie da scrivere, tante storie soprattutto da ascoltare, credo anche da parte degli amministratori. Vi chiedo scusa se mi sono dilungato troppo in questo mio intervento. Grazie, grazie.